Ma intanto mi auguro che a Milano si faccia quello che il Santo Padre ha chiesto in una occasione di incontro qualche un mesetto e mezzo fa, e cioè che si esca dalla gestione delle emergenze e si comincino a scegliere le priorità sul tema cibo, perché non possiamo più pensare ad affrontare il tema che c'è a fondo, è un tema per tentare di dare da mangiare non solo a 9 miliardi, forse 10 miliardi di persone che chiederanno proteine anche, non solo vegetali. Dobbiamo trovare una modalità che è fondata su un'idea di partecipazione e di democrazia e non solo lasciandola agli slogan o a evocare comunità del cibo che non esisteranno perché sono frutto solo di visione ideologica, ma tentare di ragionare di un'economia diversa, un'economia civile e un'idea appunto di felicità pubblica alla quale dobbiamo ispirarci.